Amici appassionati di Hearthstone, eccoci. L'antro del geo dovrebbe essere aperto. Eh sì, è aperto, è aperto. L'antro del geo è aperto e quindi il duca, munito di cappotto, si addentrerà subito. Vediamo cosa ci aspetta. Nell'antro del giro, l'ultimo ala, l'ultima sezione di Naxxramas. Curiosissimo, davvero. Vediamo cosa ci hanno preparato quelli della Blizzard. Normale, due, solo due sono? Sono solo due. Saranno bastardissimi allora. Boh, vediamo. Solita chiave. Azzo. Fantasma intruso. Vediamo un po'. Questo chi è? Zafirion. E poi ci sarà quello lì. Che potere eroe ha? Potere eroe distrugge tutti i servitori non congelati. Oh puttana Eva. Quindi bisogna usare il mago qua, non so. Cazzarola. Adesso vediamo, dai. Vai, 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 vai contro il dragone. Dai, dai, Zafirion. Questo non ce lo teniamo. Batterò con onore. Buona. Cazzo. Campione congelato, permanentemente congelato. I servitori adiacenti sono immuni a soffio di ghiaccio. Buona, cazzo. Buona, buona, buona. La mettiamo subito La qua. luce mi protegge. Infatti sono immuni, perfetto. Lo gioca il dragone di mana. Combatterò. Vai. Vai, 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 vai. Roar. Fatto niente. Golem sta per rompere le palle. Buona. Combatterò. Questo si forma qua a destra, quindi non posso neanche fare un cazzo. Rapporto Cazzo, va finito. bene. Questo muore subito. Congelé. Aspetta. Già ne congela. Scudo divino, ok. 4. Lasciamo pescare ancora, va, mettiamo questo. Peschiamo ancora, va che è meglio, dai, 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 dai. Ok. Questo rompe le palle. Ok. Altra cosa da scarlatta, perfetto. Nella morte. Stiamo così per ora, stiamo così. Io direi di stare così. E far così. E mettiamo di qua. A rapporto. Ok. Vai. È nostra. Adesso usiamo magari la... Schiamo ancora. Luce sacra, va bene. Va bene, va bene. Cominciano a essere tanti però. Quasi quasi facciamo pulizia. Un po' di carte ce l'abbiamo. Facciamo così. Facciamo pulizia, sì. Facciamo questo. 2-2. Unitevi. Dobbiamo.
Ma cazzo, è vero che abbiamo giocato con la... Vabbè. Non c'è problema. Ok, tutto tranquillo. Unisciti a me nella morte. Ok, andiamo di così. A rapporto. Per la giustizia. Unitevi, o morti. Ok. E ok. Beh, dai. Quello non leggendario è abbastanza... Leggendario. Quello non eroico è abbastanza semplice. E cazzo, però ho fatto fuori colà adesso. Quello lì è congelato. Mettiamo spadone, ci difendiamo, mettiamo questo. Dai, un paio di spadate, se non mette qualche protezione è finita. Questo rompe le palle però adesso, è morto con la cazzo, non ho mica accorto. Anche se la barriera. Se non ti difendi è finita 30-0. Ai. Cappotto? Si parla di cappotto? No. E congela, bastardo! Bastardo! Beh, due rivendicatrici, qualcosa faremo, dai. Vai. Dai, te incrociate le dita. Dai. Fatto! Boom. E Zaffirion. Versione normal. È andato. Questa potrebbe essere una carta che ha impatto sul gioco, secondo me. E dopo la vittoria contro Zaffirion, ora tocca a Kel'Thuzad. Il video che andate a vedere è stato fatto con un mazzo base, in quanto io accidentalmente ho schiacciato questo pulsante e sono stato lì 2 ore a cercare di capire come farlo con i mazzi base. Alla fine, pensate ragazzi, io l'ho convinto che era questo, dovevo scegliere l'eroe. Ho detto cazzo, per l'ultimo boss ha messo questa cosa qua, invece bastava che schiacciavo questa frecciolina e sceglievo il mazzo che volevo. Praticamente ho fatto una specie di eroica con la normale, in quanto ho usato alla fine il mazzo stregone base, che andate a vedere, per battere appunto l'ultimo boss normale di Naxxramas. Ma ora andiamo col video. Vi giuro che ho fatto una fatica devastante, ma solo ora ho capito che non era come pensavo. Semplicemente ero sulla pagina sbagliata. Un deficiente totale, raga. Un deficiente totale. Guardatevi pure il video, comunque considerate una specie di eroica, dai. Vai. Ah, devi scegliere la classe. Non, ti danno loro il mazzo. Bastardi. Ma dove stregone? Non puoi sceglierlo te. Te lo fanno loro qua il mazzo, non puoi fartelo te. Porca mina. Allora sarà bastardo di sicuro. Ho bisogno dell'alfire. Niente. Vai. Buono l'alfire. Buono l'alfire. Vai, masticatore. Non prendere candela. Ok.
Dracula ha chiamato un dottore. Mi fa scendere assolutamente sotto i 30 il più presto possibile. Comunque togli l'armatura, che poi cambia il potere eroe. Visita già ne congela. Ok. Ok. 3, 2, 5. Manca uno poi, vabbè. Pronto a cavalcare. Mancherebbe uno, cazzo. Mancherebbe uno. Ok, va bene questo qua. No. Oh, fammi scherzi, eh. No. Non va bene, non va bene, non va bene. Oh, devo farlo con questo, dai, ho già capito. Ok. Diciamo così, almeno scende sotto. Ok. Vediamo di riuscire a cavarci da quello del fire. Speriamo che non gioca già roba grossa. Questo è buono. Così pulisco tutto. Perfetto, perfetto, perfetto. Buona, 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 buona. Giochiamo anche questo poi. Vai. Adesso qua comincia la nostra partita. Vai. I dannati sono pronti. Prontissimi. Parli per me. Ok, rischiamo. Questo è buono, difenderci. Perché mi hai chiamato? Vai. Vai, 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 vai. Che palle, oh. Madonna, santa che roba. Ok. Vai. Qualcuno ha chiamato un dottore. Vediamo che cazzo fa adesso. Cazzo si inventa. E strapiena. Ok. Accolito. Ok. Mica 3-8 quello è diventato. Ma che culo di merda. Una roba impressionante questo qua. C'ha un culo che è una cosa scandalosa. Allora, siamo così. Facciamo così. Ok, facciamo così. E passiamo il turno. La madonna, ma che palle, oh raga. Basta, cazzo. Madonna, santa che roba. Non mi viene una dritta, cazzo. Adesso sei. Allora, vediamo un po'. Questo lo spariamo qua. Questo lo spariamo qua. Peschiamo una carta, che cazzo devi fare? Mettiamo giù anche questo. Vai. Vai per Najata. Per il re di Lich. Che ha finito le friggi un danno e congela. Ti pareva cazzo, ti pareva se andava bene una volta, oh. Puttana Eva, che roba, che roba che è sto ladro di merda. Cazzo, lo leviamo. Questo lo leviamo. Vai, cazzo, sta lag di merda. Vai.
20 a 16. Siamo sotto un tram però. Diventa del gelo. Chi congelerà? Chi congelerà? Ma vaffanculo, cazzo. Vai a fare in culo, cazzo. Vai a fare in culo, puttana. Te pareva. Te pareva. Ma è finita. Sì. Questa mi piace. Questa mi piace. Ok. Vediamo. E giochiamo questo. Sì, ma tanto adesso userà la distorsione fatua. Roba allucinante userà. No, 4 danni diretti, finito. Bene, bene, bene. Bene, ma non benissimo. Ombra del vuoto. Caghiamo fuori qualche altra cosa per cortesia, perché mi incazzo. Ah, ciao. Puttana di quella Eva, cazzo. Dai, teniamo una volta. Su giocherà Gesù Cristo. Ah no, pensavo peggio. Beh, questo dopo ci rigeneriamo anche. Questo non ci voleva però. Sì, sì, vai. Caga fuori qualcosa di bello. Oh, un cavalcacazzi. Quello lo facciamo fuori. E ciucciamo. Cavalcacazzi. E peschiamo. Vai. Vai. Teniamo duro un attimino, raga. No, ma basta. Basta, cazzo, basta. Puttane. Basta minchiate. Questo se lo gioco me lo fotte. Giochiamo solo quello lì. Delle delici. I dannati sono pronti. 4-7. Caga fuori qualcosa. Spocca! No, distruggi! No, ho fatto la puttanata forse. Non ci credo. Pelle pietrosa. Madonna, ho vinto. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Affanculo, cazzo, che fatica di merda. Oh, madonna. Però c'è da dire una cosa. Prende il controllo di un servitore nemico casuale fino alla fine del turno. Però io ho visto che non li rigira mai contro l'eroe. Prende il controllo del servitore e lo rigira contro il servitore. Questa è una cosa da specificare. Perché io ho avuto delle precauzioni che non servono, perché qua lui prendeva questo e era finita. È chiaro che lui ti ruba il servitore e poi lo gira, lo fa andare assolutamente contro gli altri nostri servitori. Bella giocata. Alla prossima. Certo, non faccio mai errori io. Sono Kelty Spaccosale. Ok, chiusa. E vaffanculo, cazzo. Effettivamente è vero. Sai che cazzo fai nella modalità? Ho 50° livello con il Warlock. Sai che cazzo fai nella modalità eroica? Ok, ombra di Naxxramas. Fuoco. E questa è roba del Warlock. E vediamo un po'. La leggendaria che ci sblocca, che dovrebbe essere quella più potente di tutte, credo. Eccola qua. Alla fine turno evoca tutti i tuoi servitori morti durante quel turno. È interessante da giocare questa. Cioè tu la butti giù, attacchi e poi te li rievoca al loro posto. Non male. Sfida di classe sbloccata al paladino, finalmente. Olè. 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 Olè, 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 olè. Yeah. Yeah. Naxxramas completata. E andiamo. E vabbè, dai. Ce la siamo fatta alla fine. Una fatica più del solito, chiaramente, ma l'abbiamo fatta in versione normale. Ora, le sfide di classe e poi l'eroica. Però, raga, non so se faccio in tempo, perché io sabato, da buon duca, mi devo trasferire nella residenza estiva del duca, diciamo. E quindi starò via qualche giorno, rientrerò all'inizio di settembre. Se la difficoltà già era la normale questa, non so se riesco a fare in tempo a caricare i video e a completare le due eroiche entro sabato mattina. Vediamo, speriamo. Comunque, vabbè, adesso vediamo di fare il paladino e poi vediamo come va a finire, dai.
Un saluto, alla prossima. Che fatica la normale. Ciao.